L'esclusione per doping dalle Olimpiadi di Londra del campione Alex Schwarzer, medaglia d'oro nella marcia a Pechino 2008, sta offuscando i successi dell'Italia ottenuti ieri nel tiro, nella carabina e agli anelli. Un'Olimpiade che ha visto anche protagonista Napoli a suo modo, con il successo degli schermidori Tarantini Occhiuzzi, che nel pomeriggio di oggi riceverà anche un premio dall'amministrazione comunale durante un incontro con il sindaco Luigi De Magistris. Proprio Napoli aveva ospitato il corridore alto atesino solo 2 anni fa, sabato 20 luglio del 2010. Alex Schwarzer partecipò infatti alla 10 km di marcia Grand Prix nazionale Scampia E, un progetto di atletica promosso all'epoca dall'Associazione Megaride e dalla FIDAL Campania, in collaborazione con il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Napoli e l'Esercito. La manifestazione vide ospite proprio il campione olimpico italiano, che volle aderire anche per supportare lo spirito dell'iniziativa, ovvero superare lo stereotipo negativo che circonda le periferie. Tra le strade degradate di Scampia, con le vele sullo sfondo, l'olimpionico cercò di mandare un messaggio positivo: con l'esclusione per doping dimostra di aver cambiato idea, oppure sbagliato strada.